Comunque sono due in parallelo. Maledetta Enel. Maledetti. Oggi manca la luce tutto il giorno. Chissà se lui reggerà. Vabbè, sarà. Oddio, non male. Più girato si deve vedere. Ah, ok. Ci arrivi? Più girato si deve vedere. Ah, ok. Ci arrivi? Io adoro quando piove. Adoro. Adoro quando piove. Vorrei che tutta l'estate fosse così. Un bel freschetto. Un po' di pioggia. I campi verdi bagnati dall'acqua. Ma so che ciò non durerà, perché tra un po' qui verrà l'inferno, l'inferno del caldo, l'estate stramaledetta con il maledetto sole. Maledetto il sole. E creperemo tutti di caldo atroce. E la siccità maledetta. Mentre io vorrei la pioggia sempre. Una bella pioggia. L'acqua è vita. L'acqua è vita. E purtroppo non durerà. Maledizione. Maledizione. Ed ecco che rientriamo a Palazzolo da una via traversa dalla zona di Avola. Raggiungeremo Avola Antica e sta iniziando a diluviare e la cosa ci fa estremamente piacere perché tutto ciò è molto molto bello. Quindi adesso passiamo attraverso i sobborghi di Avola per poi girare a destra e arrampicarci sulle montagne da quel lato. Ci stiamo arrampicando sui tornanti che portano dalla città di Avola verso la cittadina di Avola Antica, che non è una cittadina ma è più un quartiere. Avola Antica era la vecchia città di Avola, che fu poi distrutta dal terremoto del 1693 e si trova sulla montagna e noi stiamo scalando. Nonostante il tempo avverso, il clima avverso. Ma noi ce ne sbattiamo e proseguiamo. Ed eccoci praticamente sulla parte sommitale. Qui piove un po' di meno adesso, ma come vedete ha piovuto tanto e va bene così, va bene così. Ora spero di non sbagliare strada, ma io devo andare qua, mentre qua abbiamo dei ciclisti che si divertono come i pazzi con quest'acqua. Di qua si va in dei luoghi, in dei posti che conosco bene e che un giorno forse visiteremo,
ma la nostra direzione in questo momento è Palazzolo, Palazzolo Acreide, che dista all'incirca una ventina di chilometri attraverso le campagne con questa, devo dire, piacevole pioggia. Strade discretamente trasformate in fiumi, ma va bene così. Motociclisti che passano, noi procediamo con una discreta prudenza e si prosegue. E poi ricominciano a piovere delle gocce molto grosse, delle goccione. Il clima tende allo stile. Potrebbe grandinare. Chissà, noi speriamo nella grandine. Ed ecco il diluvio. Bene così. Fantastico. Questa è pioggia. Finalmente piove come si deve. Bufera. Bufera e rutti. E noi percorriamo delle strade di campagna, nella bufera. Speriamo di non dovercene pentire, ma ecco la grandine, come avevo previsto. Grandina! Fantastico! Bene, bene così. Beh, è durato poco. Chissà, magari ricomincia. È veramente molto bello. Una tavoletta di cesso. Qui c'è dell'acqua fangosa. Ed ecco. Continua a piovere, è bellissimo. Ora attraverseremo dei punti dove sicuramente ci saranno delle parti allagate. Già qui c'è abbastanza acqua. Ma noi non abbiamo problemi col nostro automezzo.
immune all'acqua. Navighiamo, in questo momento noi navighiamo. Stiamo navigando su queste strade. Ecco, la pioggia ha rallentato molto adesso. È molto bello. È molto bello guidare quando piove, perché si sprigionano tutti gli odori della campagna, delle erbe aromatiche, è veramente incredibile. Ovviamente ci vuole prudenza, bisogna saper guidare, saper rallentare nei momenti giusti. Bisogna essere capaci. Non bisogna andare come i deficienti che appena piovono due gocce d'acqua, tutti spaventati come gli imbecilli, si mettono al centro della strada e non capiscono più un cazzo. È acqua, è semplicemente acqua. Basta solo stare attenti con un minimo di criterio. Un minimo di criterio. Cosa che noi stiamo applicando nel navigare queste strade. Applichiamo il criterio. Avendo il criterio non abbiamo nulla da temere. Questo video è un po' così, un po' ASMR. ASMR di guida con criterio, con la pioggia, con le strade bagnate. ASMR criterio. Il criterio. C'è un bel freschetto anche. E guardate, c'è anche della meravigliosa spazzatura. Che bello. C'è un'aria fantastica, ma è bellissimo, veramente bellissimo. Ed eccoci arrivati al bivio. Tra Noto e Palazzolo. Abbiamo raggiunto una strada primaria con acqua, come vedete. E da qua è molto semplice, basta seguire la strada, fare fischiare la cinghia, 12 km per Palazzolo Acreide come recita il cartello, e noi andiamo tranquillamente. Questa è una strada sicuramente più semplice, più comoda. È bellissimo. Credo che a Palazzolo ormai non piova. Nel frattempo noi digeriamo rumorosamente. Ci vorrebbe un temporale così ogni pomeriggio. Qualcosa di proprio di rinfrescante per dare acqua ai terreni. Si parla di grave siccità quest'estate. Chissà. E adesso interrompo. Attraversiamo adesso il ponte sul fiume che non mi ricordo come si chiama. Il fiume Manghisi, eccolo. Sì, c'è l'acqua, però insomma. E avendo attraversato il Manghisi, adesso risaliamo un attimo sempre in direzione Palazzolo. E va tutto bene.
il tergicristallo non serve più, il tergicristallo. In questo momento non piove, quindi non c'è bisogno del tergicristallo.